anche dei lavori che sono stati presentati alla serie del 2018, in particolare dal professor Corvo, che aveva benissimo evidenziato come il tema del contributo del concorso illecito sia una delle opzioni per sanzionare dei comportamenti che si ritiene debbano essere sanzionati, o nei confronti dei quali si esiste un bisogno di tutela. Bisogno di tutela che può essere soddisfatto o per via interna, ampliando la nozione di comportamento, facendo entrare questi comportamenti tra quelli che di per sé costituiscono un'interferenza con i diritti esclusivi, oppure facendo ricorso alla soluzione esterna, per esempio appunto con la nozione di concorso. Abbiamo visto che AIP Internazionale ha scelto con forza la prima strada, a me sembra che questa strada sia anche quella del giudice che distingue le influenze della Commissione della Corte di Giustizia, che ha ritenuto ampliare, se vogliamo, la nozione di contraffazione, la nozione di comportamenti rilevanti ai fini del cercamento della contraffazione, per farlo rientrare, lasciando invece anche i diritti nazionali, come dovrebbe essere quello italiano, l'uso di strumenti e istituti diversi come quello appunto del concorso che è quello praticato più dai diritti nazionali. Tutto questo in uno schema che non vede le due opzioni o le due soluzioni contrapposte alternative in maniera definitiva, ma con uno scambio a volte fruttuoso che fa sì che determinati comportamenti che inizialmente possono venire rilievo dal punto di vista del concorso, col proseguire dell'analisi, come dirò tra un attimo, forse con l'evoluzione del mercato, possono poi divenire invece parte della fattispecie di una illecita. Tutto questo perché esiste l'esigenza di tutela a cui o vuoi l'ampliamento della nozione del concorso, vuoi l'ampliamento della nozione di contrattazione, vuoi rispondere. E nella slide di Vittorio Spalle ho provato a riassumere sulla base degli studi che menzionavo prima e un po' dell'analisi della giurisprudenza quali sono le esigenze da cui questa risposta appunto vuole rimediare in qualche misura. Da una parte abbiamo certi comportamenti che sono in qualche misura scriminati e nei confronti dei quali quindi a volte nasce la necessità di intervenire, quindi di rimodulare in qualche modo l'ampiezza delle discriminazioni. Altre volte abbiamo delle condotte, come ho ricordato poco fa, che si collocano in più giurisdizioni, in nessuna delle quali avviene il delitto compiuto. Altre volte ancora abbiamo nella stessa giurisdizione più comportamenti, ciascuno dei quali non integra la lesione del diritto, ma i quali, visti nel loro complesso, portano al risultato di vedere il diritto. Altre volte abbiamo un tema di avere dei comportamenti che vedono coinvolti più soggetti, ma rispetto ai quali, o per alcuni dei quali, sia difficile raggiungere la prova. Ecco che diventa importante poter appuntare la nozione di contraffazione sul soggetto nei confronti del quale è più facile raccogliere la prova dell'illecito, oppure nei confronti del soggetto che si presenta più capiente dal punto di vista patrimoniale, quindi abbiamo la contraffazione che in astratto può essere appuntato in capo a più soggetti, ma solo alcuni di essi sono in grado davvero di ristorare il titolare del diritto della lesione. E tutto questo ovviamente deve anche fare i conti con la necessità di una reazione sufficientemente tempestiva, perché è stato ricordato anche all'inizio nella parte introduttiva, ci muoviamo in un mondo di nuove tecnologie, di nuove esigenze e con un'accelerazione molto marcata a cui non sempre corrisponde un'accelerazione tanto marcata da parte degli strumenti di tutela. Bene, tutte queste esigenze si stagliano su uno sfondo che ritroviamo in numerose norme, in numerosi elementi legislativi e in numerose sentenze, io ho ricordato una che è del cane, che ci dice qualcosa, a mio parere, di molto importante, perché ci dice non solo che è necessario prevedere una tutela nei confronti dell'illecito, ma ci parla anche della necessità
dell'efficacia di questa tutela penale, arrivando addirittura a dirci che la tutela deve addirittura prevenire l'illecito. Cioè non basta la normale approccio di prevedere l'illecità di un comportamento e sanzionarlo. Quello che si vuole ottenere l'esigenza va prima. Si prevede che un comportamento sia illecito, lo si sanziona, ma la sanzione deve essere così dissuasiva, anzi più che dissuasiva, deve andare nel senso dell'impedire gli illeciti. Quindi ci allontaniamo dallo schema a cui abbiamo classico e andiamo verso qualcosa di più, un'esigenza di tutela quindi imposta in maniera particolarmente forte. Tanto che ci confrontiamo oggi, ne sentiremo parlare molto meglio, tant'è che dei temi di questa slide parlerò poco perché parleranno meglio di me altri dopo di me. Ci confrontiamo comunque con degli strumenti di tutela che non sono quelli standard della responsabilità piena. Tant'è che sentirete parlare poi di come dei genitori, l'ordine di cessare un comportamento probabilmente non basta più e devono intervenire gli ordini di oscuramento, che sentiremo parlare molto, i quali scontano anche un problema di conformazione, perché l'ordine che prende le mosse da un contenuto illecito, per dire in maniera un po' semplificata, si appunta poi sul modo di identificare questo contenuto, che cambia ovviamente dal punto di vista tecnico, se ci poniamo nei confronti di un ordine di misuramento rivolto solo verso gli MS piuttosto che verso gli IFP, con il tema che qua vengono a quell'esigenza di reazione tempestiva di fronte a condotte che tempestivamente cambiano per sfuggire alla sanzione, la necessità per esempio di poter modificare in corsa l'oggetto dell'ordine di oscuramento, che ha portato l'influenza per esempio del Tribunale di Milano, ma non solo, alle dynamic injunction che consentono di modificare la loro portata, il loro formalmente il contenuto, purché rimanga ovviamente la medesima violazione. Ma di questo sentirete parlare meglio. Di certo, oggi abbiamo delle esigenze di tutela che vengono poste in maniera forte, abbiamo degli strumenti che vorrebbero probabilmente dare delle risposte altrettanto forti, molto declinati anche dal punto di vista della tecnologia. E tutto questo con una scelta, a mio parere, abbastanza netta, che vede il sistema del concorso lasciato sullo sfondo, perché la condotta lesiva, la nozione di condotta lesiva viene ampliata e che si sta incamminando probabilmente anche non solo verso una tutela inibitoria o di blocco o con il diritto di occupare di cui ho parlato prima, ma che va a seguire un po' il dato economico e si propone anche proprio il report dell'IPI che menzionavo prima, quello di Italia, e ricordava il centro di giurisprudenza che va anche a sanzionare dal punto di vista economico dei soggetti che hanno avuto un ruolo che potrebbe essere di concorso nella contraffazione, ma anche nel settore del totale, perché è avvenuto contraffazione in senso stretto. E l'attenzione al dato economico ci porta forse anche a guardare questa evoluzione dal punto di vista non solo di oggi o di quelle che sono le risposte che abbiamo oggi, ma provare a collocare queste risposte in un trend di evoluzione. Perché la tecnologia o determinati settori si evolvono e le risposte che possono essere corrette in un certo momento lo possono essere meglio in altri momenti e contribuiscono ad allargare l'evoluzione del settore. Se voi vi soffermate sull'evoluzione che ha avuto la tutela dei diritti sui programmi per il lavoratore con cui ho avuto particolarmente a che fare, lì si è passati da una di meri di tutela, diciamo così, economici di mercato, a una progressiva tutela delle leggi del mercato, si è tutela fino ad arrivare a Dennis negli Stati Uniti, che ci dice basta, questa tutela così conformata rischia di essere un ostacolo
ulteriore evoluzione del mercato. Bene, noi vediamo sicuramente un'evoluzione, fammi vedere sul marketing complesso del quota, sia della rete sia del commercio del fatto, con determinate regole che calibravano e attribuivano la responsabilità. Probabilmente queste regole, che ne sentiremo parlare oggi, possono e devono essere ripensate, sempre l'idea però di intervenire su qualcosa che è in divenire e che fino ad oggi, a mio parere, ha portato veramente più luci di nuovo. E con questo mi fermo e auguro buon lavoro a tutti. Ringrazio l'avvocato Dragotti che nella sua relazione, che si è mantenuta perfettamente nei termini, ha affrontato temi importantissimi, non solo quello del concorso, ma anche quello della tutela preventiva e dei suoi limiti, in una prospettiva anche internazionale come è nella vocazione di etica. Do ora la parola al professor Gambino, il quale ci parlerà di privacy, di big data e di diritto d'autore. Professor Gambino, che tutti loro lo conoscono, ricordo, è professore ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma, è anche prorettore della stessa università, direttore, coordinatore della scuola dottorale di scienze umane, sempre dell'Università Europea di Roma, ha una pluralità di interessi in una pluralità di campi, mi piace ricordare un suo ruolo molto attinente al tema di cui oggi, all'argomento di cui oggi ci stiamo occupando, perché è anche presidente dell'Italian Academy of the Internet Code, oltre che autore di numerosissime pubblicazioni. Lascio la parola al professor Gambino, ricordando anche a lui il limite di 15 minuti. Grazie. Un'unica dimenticanza, ma io sono stato professore di questa università e quindi forse è il titolo che in questo caso mi piace ricordare. Il tema è affascinante perché il rapporto fra privacy e diritto d'autore suscita un po' nell'immaginario collettivo un conflitto quasi potremmo dire ideologico, e cioè da un lato c'è un percorso che parte da lontano, i diritti inviolabili della persona, la persona, i diritti della personalità. Dentro i diritti della personalità, che nel nostro codice civile si limitano al diritto al nome, al diritto alla riservatezza, proprio dentro la legge del 41 sul diritto d'autore si trovano le fattispecie che vanno a nucleare come quella riservatezza dentro l'ambito della tutela delle fotografie, trova tutta una serie di contrappesi con riferimento al diritto, bisogno della collettività di essere informati. E poi nelle declinazioni ultime, questa grande sfera dei diritti della personalità, un po' con la matrice anglosassone, comincia sempre di più a diventare un diritto a preservare, a custodire, in qualche modo a contenere nel segreto quelle che sono le caratteristiche peculiari di ciascuno di noi. E qui entra in gioco una privacy che negli anni 50, venivamo dalla guerra, quindi c'erano, ahimè, le liste di proscrizione, quindi ancora la guerra fredda, l'idea che si potessero identificare le persone anche con una finalità evidentemente non amichevole, le multinazionali che adottavano attraverso gli strumenti del laboratorio elettronico, prima maniera, la stessa tecnica di identificare alcuni soggetti che viceversa interessavano soprattutto a fini di promozione commerciale, e poi con gli anni 80 una nuova cultura della privacy che si va ad ancorare a un'idea di fondo che il oggi interessato, ieri il titolare del dato personale, sia colui che deve governare la circolazione dei suoi dati, di cui informativa, consenso informato, consenso al trattamento, le varie liste, blacklist, whitelist, a seconda di quella che era la sensibilità del dato sanitario, del dato legato alla funzione religiosa, al voto politico. Arriviamo ai giorni d'oggi e c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana rispetto al dato che riguarda la privacy.
perché in maniera molto laica ci si è resi conto che questi dati hanno un valore economico enorme. E questo valore economico enorme è sostanzialmente accettato anche dal soggetto interessato che possa essere mercificato, possa essere utilizzato anche da coloro che ne hanno una idea di manipolazione a fini di lucro, purché il soggetto interessato tratta con qualche giovamento che in prima battuta è quello dell'accesso a un'informazione diffusa, un accesso anche a informazioni commerciali, e magari in questi ultimi 3-4 anni ci si è domandati, ma il fatto che io cedo i miei dati personali, non ovviamente quelli sensibili, ma i dati personali che sono necessari per qualsiasi acquisto online, implica che forse io sto dando anche un pezzetto di questa ricchezza enorme e quindi avrei diritto a una corresponsione di utilità. Dentro questo itinerario quindi potremmo dire che da una sorta di inviolabilità della configurazione del dato come in modo rappresentazione dinamica della propria personalità si sceglie oggi, con l'ultimo regolamento, all'idea che siamo dentro il mercato, siamo dentro la concorrenza, siamo dentro una contendibilità aperta dei dati che riguardano la persona. Accanto l'itinerario della proprietà intellettuale, dove lì effettivamente l'accezione, potremmo dire, non patrimoniale, morale, segue un'altra dinamica, perché al di là delle due vicende strette del diritto alla paternità e diritto all'integrità dell'opera, c'è sullo sfondo una visione complessiva di un arricchimento dell'umanità, del patrimonio culturale, con la disseminazione delle proprie opere dell'intelletto, che tuttavia deve sempre garantire contestualmente la giusta remunerazione al suo autore creativo. E quindi in controluce appaiono due percorsi paralleli che seguono la dinamica di una vicenda non patrimoniale e una vicenda patrimoniale al loro interno. Protezione della personale, diritti della personalità, inviolabili, indisponibili, addirittura Santoro Passarelli rifiutava questa categoria dicendo che andava a svilire i diritti della persona, non si potevano, diciamo così, chiamare in modo diverso i diritti della persona. Già diritti della personalità significava che si disgiungevano dall'integrità fisica della persona. E poi però lo sfruttamento economico di questi attributi, con tutto assolutamente economico delle immagini e così via. Accanto la vicenda è abbastanza simile, un cuore di titolarità esclusiva, ma piano piano sempre di più l'incombere di una mercificazione in senso lato di tutte quelle che sono le caratteristiche autoriali di spettanza dell'autore stesso. Quando si intrecciano queste due categorie? E si intrecciano quando effettivamente, potremmo dire attraverso anche i dati, c'è sia un problema di tutela della riservatezza del dato, sia però un problema di necessità di identificare il violatore di una regola che ha utilizzato materia coperta da copyright e dunque legittimamente chiede che venga fatta una disclosure sull'identificazione del soggetto che ha commesso quella violazione. E quindi la giurisprudenza comincia ad analizzare la prima casistica con riferimento alla necessità che il soggetto che si è visto leso un suo diritto IP possa identificare il soggetto responsabile. E allora lì, in quella prima fase, che potremmo dire un po' primordiale, effettivamente ci si è posto il problema del contemperamento tra questi due interessi. E il contemperamento è stato sostanzialmente raggiunto con l'idea che l'indirizzo IP, che in una prima fase sembrava essere qualche cosa di scollegato dal soggetto titolare che vi era dietro, e quindi per certi versi non carico di quella dimensione personalistica tipica invece della parte inviolabile dei diritti al dato personale, diritti della personalità,
strada facendo si è sempre di più affacciata all'idea che invece dietro c'è un elemento identificativo delicatissimo perché riguarda poi un essere umano, il Perneos. E allora questo temperamento ha portato che nella mediazione, laddove potremmo dire la violazione fosse un po' di rango, semplifico molto, artigianale, beh, a un certo punto si scontrava con la barriera della riservatezza. Quando questa violazione fosse più di carattere seriale e quindi effettivamente quel lucro in debito nei confronti del titolare dell'opera fosse particolarmente consistente, ecco che veniva battuto anche a livello della riservatezza con riferimento al soggetto che era stato violato. Tutta questa prima fase evidentemente non ha più trovato un terreno fertile quando il problema non era più solo legato all'identificazione del soggetto che va a violare la normativa sul copyright, ma quando le stesse piattaforme, in modo sempre più rilevante, hanno cominciato a rappresentare dei modelli di business che facevano leva esattamente sull'accaparramento di quelli che erano oggetti di prima fila. E allora in questa seconda fase storica il problema non era più tanto andare a identificare e in qualche modo azionare il diritto nei confronti del soggetto che aveva infranto la regola, ma identificare un meccanismo direttamente in capo all'intermediario il quale evitasse da un punto di vista economico un depauperamento dei titolari di copyright rispetto evidentemente a una serie di operazioni seriali che diventava anche abbastanza inutile andare a cercare il singolo soggetto che aveva infranto la rete. E allora qui il tema è diventato un po' più complesso, perché da un lato c'è la libertà di iniziativa economica tipica dell'Unione Europea, e quindi anche le piattaforme hanno i loro modelli di business e quindi se devono farsi carico di una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella tipica di chi esercita professionalmente l'attività dell'intermediazione, questa può avere dei costi. E tutto il tema del monitoraggio, tutto il tema delle misure tecnologiche di protezione casca dentro questo scenario che è tutto dentro il mercato, cioè qual è la soglia oltre la quale si va a violare una iniziativa economica che a quel punto non diventa più conveniente, e cioè è sempre necessario che ci sia una disclosure da parte delle piattaforme preceduta in particolare da un monitoraggio, perché altrimenti quella disclosure non è possibile se prima non si attiva un meccanismo di tracciamento di tutti i soggetti che stanno infrangendo le regole all'interno di quella piattaforma. E questo porta alla terza fase con la proposta di direttiva copyright, dove si cerca di identificare in quelle piattaforme dove la mole di dati è particolarmente consistente in quelli che per legge dovrebbero operare quel monitoraggio, perché effettivamente è un modello di business che contrasta enormemente con quelle che sono i diritti di privativa di alcuni territori. Davanti a questo scenario la privacy evidentemente ha subito una metamorfosi, e forse questo è l'aspetto su cui dovremmo riflettere un po' di più a cominciare da questo punto. E cioè, proviamo a ragionare in questo modo: la tutela del dato è strettamente collegato alla tutela della rappresentazione personale che c'è dietro al dato. E quindi ci sta un segmento tra l'identificazione, per esempio, dell'indirizzo IP, con la necessità di preservare in capo ad un soggetto in carne e ossa una sfera di abitudine, azione, comportamenti, relazioni con gli altri, che sono necessariamente dentro i diritti inviolabili della persona. E quindi se quell'indirizzo implica una identificazione di una persona, quella persona oggettivamente si sente messa, diciamo così, al nudo davanti alla collettività. Ma nel modello attuale sembra abbastanza irrilevante l'identificazione di quella persona. E cioè ormai, a cominciare dagli internet service provider e tutte le piattaforme,
non è più decisivo capire qual è l'identificazione dell'identità, è molto più importante ricavare i comportamenti di questi soggetti. E cioè è un po' come quando a un certo punto abbiamo studiato per la prima volta quei contratti che si fanno per, con l'acquisto nei supermercati. Non c'è più un problema di identità e quindi tutta una serie di vizi del consenso legati anche agli errori, alle percezioni della vicenda, mettendosi dentro la sfera personale del contraente, ma sono sostanzialmente indifferenti i contraenti in quel caso. Tutto si gioca sull'acquisto, tutto si gioca sulla pressione della merce e il pagamento del corrispettivo. Sono, potremmo dire, contratti senza identità. E beh, adesso, effettivamente, se con questa, potremmo dire, mercificazione totale del dato personale, una utilità che torna in capo allo stesso soggetto interessato, e poi piattaforme che non sono interessate al tratto inviolabile di quel soggetto, ma sono interessate alle sue abitudini economiche, allora a questo punto io ritengo che in prospettiva questo contemperamento subisca anche questo una metamorfosi, in favore a questo punto molto radicale dei titolari del provvedimento, perché non c'è più un'esigenza di preservare quel diritto inviolabile, c'è viceversa l'esigenza di identificare il soggetto che ha violato, a prescindere dalla sua parte identificativa. Aggiungiamo, negli scenari forse un po' apocalittici dei prossimi anni, blockchain, smart contract e tutta una serie di automatismi, qui il rapporto non è più tra identificazione soggettiva, comportamento, violazione con effetto, ma il rapporto è fra patrimonio, violazione ed effetto. E cioè si potrebbero immaginare dei meccanismi remunerativi che vanno ad aggredire direttamente il patrimonio del soggetto che ha infranto la regola, non toccandosi minimamente il suo aspetto identitario. E quindi si realizza a questo punto appieno un mercato che, come tutela, non ha più bisogno di identificare il soggetto, anche fino a una banale notifica, perché tanto nell'online la notifica non è più fatta nel domicilio fisico dove ci serve l'indirizzo e quindi alla fine entriamo nel rapporto interpersonale con un soggetto, ma è di nuovo un tratto che non identifica i contenuti della personalità che c'è dietro. E magari si potrebbe anche immaginare che a quel punto, attraverso meccanismi di provvista, oggi le carte di credito, domani vedremo che cosa, si può andare ad apprendere direttamente la somma che corrisponde al risarcimento da pagare in capo al soggetto che ha visto il proprio diritto. Allora, questo meccanismo mi fa dire che mentre oggi, ancora nel breve periodo, probabilmente ci sarà una certa conflittualità tra l'elemento personalistico tipico del dato personale e tutto lo scenario dell'adeguata remunerazione del datore, che anche questo, diciamo, è a livello costituzionale, però certamente nel momento in cui convenzionalmente è entrato nel diritto di proprietà, appartiene, potremmo dire, alle resti più che alle persone. E la parte personalistica rimane ovviamente il tema dell'integrità e della paternità, e qui la parentesi da dire è sempre quella che, con riferimento al tema dell'integrità dell'opera, c'è sempre una sottovalutazione oggi di quello che anche una violazione patrimoniale del diritto d'autore spesso si riverbera anche sulla parte, chiamiamola, morale dell'autore stesso. Questa è la parentesi giusta. Allora, la mia proposta di lavoro è di ragionare in termini, potremmo dire, anche tecnologicamente avanzati, con non solo misure tecniche che possano andare ad indagare, a verificare qual è il soggetto che ha infranto la regola e quindi a questo punto impedire che ci siano degli atteggiamenti, ma allo stesso tempo immaginare anche dei meccanismi di, potremmo dire, pagamento anticipato all'interno di alcune piattaforme che consentano di creare alcune provviste come se fossero delle capate, o meglio, delle clausole penali. Cioè, a un certo punto, esattamente come uno smart contract,
Nel momento in cui si accede a una piattaforma e si violano delle regole, automaticamente è già inserita una clausola penale e quella clausola penale può essere immediatamente eseguita, attivata, con enforcement a questo punto telematico, a favore del soggetto che ha distorsa la sua prerogativa autoriale. E l'identità a questo punto è totalmente differente, perché il meccanismo si gioca sui patrimoni. È ovvio che queste sono parole di libertà, ma proprio tracciare un orizzonte sul quale dobbiamo confrontarci. Vi ringrazio. Grazie professor Gambino per la ricostruzione storica e per le prospettive interessantissime. Fini, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, è presidente di SGF, che è la Collecting Society dei diritti d'autore per il settore della discografia, è vicepresidente di Confindustria Cultura Italia e direi tante altre cose, per cui membro del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore. Mi sembra che il suo intervento venga proprio, si possa legare a quello che è stato l'intervento del professor Gambino, perché il dottor Mazza parlerà della direttiva europea sul copyright e l'evoluzione nel settore musicale. Un quarto d'ora. Sì, grazie. Grazie per l'invito. Io ovviamente ho cercato di limitare il mio intervento sono gli aspetti che riguardano il mio settore e diciamo la nuova proposta di direttiva, in particolare gli articoli che riguardano la tutela del diritto d'autore delle piattaforme di sharing content e sostanzialmente quindi limitandomi principalmente a quello che ruota intorno all'articolo 13, che in questo momento forse il tema più dibattuto. Voi sapete che la direttiva è una tale più ampia perché introduce anche un diritto connesso per gli editori di giornali, l'articolo 11, riguarda aspetti della remunerazione degli artisti e degli esecutori dei contratti con gli editori, con il caso discografico, con il produttore cinematografico, l'articolo 14, ci sono altri aspetti sul data mining, ci sono varie tematiche, però è talmente ampia e il dibattito in questo momento è talmente complesso che io mi limiterei proprio allo stretto necessario, che è già abbastanza anche tecnico, io non sono neanche un giurista, quindi vi posso dire che in questo momento il lavoro che si sta facendo soprattutto sui testi che sono all'esame del trilogo, ovvero della Commissione, Consiglio e Parlamento, che osservo in questi giorni, all'ultimo testo della Presidenza austriaca del 9 novembre 2018, l'ultimo testo di compromesso, quindi potete immaginare un'enorme mole di lavoro che in questo momento è in corso attraverso il livello del cachet e che molto spesso riguarda in realtà l'ordine di parti di articoli che possono modificare sostanzialmente l'aspetto e il posizionamento di alcuni degli operatori di rete rispetto ai contenuti. Partendo un po' forse dalle origini, chiaramente la direttiva europea sul copyright è una direttiva, così come quella sul commercio elettronico, che due cose si intrecciano, che nasce in un'era in cui sostanzialmente esistevano solo i cavi telefonici attraverso i quali passavano dei dati, che era diciamo, l'internet degli anni 2000, e non vedeva quindi la presenza di in realtà di vere e proprie piattaforme. C'erano le case, diciamo, le aziende di telecomunicazione che consentivano il traffico da un punto a un altro attraverso degli utenti che caricavano dei contenuti, in realtà trasferendoli ad altri. Eravamo nell'era sostanzialmente del primo peer-to-peer, era Napster, l'era del peer-to-peer centralizzato. E quindi si costruì un modello di assenza di responsabilità che era orientato sostanzialmente a definire il ruolo di piattaforme che fossero essenzialmente nel caso passivo, che era appunto i gestori di canale. L'evoluzione tecnologica che nel corso degli anni è stata spinta, voi pensate che soltanto il settore musicale oggi, anche in Italia, per il 65% del suo fatturato
arriva al 65% del fatturato che arriva dallo streaming, quindi da contenuti materiali che sono disponibili sulle piattaforme, e questi contenuti vengono sostanzialmente fruiti in abbonamento dagli utilizzatori senza nemmeno scaricare il contenuto sul proprio computer. Quindi siamo passati dall'era della plastica, dove il CD e il vinile, all'era del download, da cui si metteva il proprio file sul proprio computer, gli iTunes, diciamo così, all'era dello streaming, quella di Spotify, quella del video streaming, quella di YouTube, su cui poi mi soffermerò. E questo cambiamento radicale nel modello dei consumi chiaramente è stato anche un cambiamento radicale nel modello di offerta, quindi le case discografiche hanno cambiato completamente il bene. I maggiori player, partner dell'industria discografica sono diventate grandi aziende che all'epoca in cui furono sviluppati i primi orientamenti giuridici, quindi di fatto furono create le prime norme in Europa, anche a livello mondiale, digital non è un po' che in realtà sostanzialmente deriva dalla stessa fonte, il trattato di Wipo, che in qualche maniera costruivano un primo modello di giurisdizione online, e in tutti questi anni il sistema è radicalmente cambiato, sono subentrate piattaforme che sono tutt'altro che neutrali passive, che sono attivi, partecipanti all'offerta, e che però consentono sostanzialmente il caricamento dei contenuti ai loro clienti, quindi agli utenti, quindi le piattaforme di quello che noi chiamiamo di user upload content, sono diventate le vere protagoniste del mercato, e alcune con dei modelli basati su support, alcuni altri modelli erano basati su abbonamenti. Parlo in questo caso di piattaforme sia legali che illegali, cioè piattaforme che sostanzialmente offrono dei contenuti sulla base di accordi con gli utilizzatori, così come piattaforme che in realtà non sono accordi magari con l'utente, no? E che sono remunerate in realtà proprio sulla base di quello che diceva prima il professor Gambino, cioè le piattaforme che sono basate sul modello della supporta sostanzialmente sviluppano il loro ricavo sulle utilizzazioni che i consumatori fanno dei propri questi contenuti e sulla pubblicità che queste piattaforme vendono a clienti, offrendo loro anche di conoscere quelle che sono le capacità del consumatore, i modelli di consumo che non sono solo legati per esempio alla musica. Cioè quando un ragazzo e un ragazzino guarda un video di Despacito, non guarda solo un video di Despacito, in realtà fa delle cose legate in quel momento al video, magari usa YouTube, poi va su a vedere il video, poi dopo usa determinate piattaforme di chat, fa una navigazione legata sempre alla piattaforma di Google, quindi fa delle attività di ricerca. Tutto questo finisce in un grande calderone che poi ovviamente la piattaforma vende in sezioni di pubblicità spiegando esattamente che cosa fa questa persona, che cosa fa questo gruppo di persone, quindi sa esattamente che cosa hanno consumato anche oltre, o i comportamenti che questi consumatori fanno anche oltre questa il loro consumo musicale. E questo genera anche fatturati evidentemente enormi che vanno ben oltre quelli che sono i rapporti di licenza per l'utilizzazione del contenuto. Allora, a un certo punto, proprio perché questo modello di struttura di piattaforme di uso generale come fosse sostanzialmente equiparabile a quello originale di cui vi avevo parlato all'inizio, cioè dell'assenza di responsabilità legata al cosiddetto safe harbor, ha provocato una disparità sostanzialmente sia giuridica ma anche concorrenziale tra le piattaforme appunto di video sharing come YouTube e per esempio piattaforme che invece erano come Spotify, che acquisivano questi contenuti con una licenza premium. E ovviamente le piattaforme di user generated content, upload di contenuti generati dagli utenti, si trovavano in una posizione sostanzialmente di forte vantaggio, perché non erano richieste di ottenere una licenza preventiva, in quanto la loro collocazione giuridica veniva sostanzialmente allineata a quella di piattaforme neutrali e passive. La Commissione europea ha fatto una proposta in cui appunto con l'articolo 13 introduce sostanzialmente per la prima volta il concetto di estende il concetto di comunicazione pubblica, cioè
diciamo che racconto su 15 minuti, anzi molti sono già passati, quindi la mia comunicazione al pubblico sarà molto limitata. Posso sostanzialmente ricordare che con una lunghissima fase di dibattito sia in consiglio, perché come sapete purtroppo nel bene e nel male il processo di codecisione europeo richiede che parallelamente questa commissione venga esaminata dal Parlamento europeo e anche dal Consiglio degli Stati membri, chiaramente noi ci siamo trovati per avere sostanzialmente due testi complementari, ma però in alcuni passaggi anche sostanzialmente diversi, quello approvato dal Parlamento europeo e quello approvato dal Consiglio degli Stati membri. E per farla breve, entrambi comunque hanno sostanzialmente raggiunto una determinazione di quella che è la posizione di queste piattaforme, cioè che vengono sostanzialmente definite online content sharing provider, che sostanzialmente svolgono un'attività di comunicazione al pubblico. E questo forse è stato il primo grande passaggio che ha sostanzialmente definito che questo modello di piattaforme non è più neutrale e passivo e quindi soggetto al safe harbor. E a questi quindi non si applicano quelle caratteristiche che hanno in qualche maniera avvantaggiato per anni alcuni tipi di piattaforme. Tutti dicono, vabbè, allora il problema è risolto. Il problema in realtà non è risolto, perché queste piattaforme in realtà pur entrando in una qualificazione di comunicazione al pubblico, in realtà non offrono contenuti propri, non sono titolari di contenuti che danno in licenza o che hanno acquisito, ma mettono a disposizione contenuti che in realtà sono caricati dagli utenti, quindi si apriva anche la questione sostanziale di come coprire gli atti svolti dagli utenti in riferimento poi ai contenuti messi a disposizione della piattaforma. E quindi tra le tematiche affrontate, ancora fatto in corso, perché come vedete io posso solo raccontarvi quello che abbiamo sul tavolo, che in realtà è un enorme esempio di una collezione. L'analisi che è stata condotta, che ha portato anche ad attribuire agli utenti un ruolo all'interno di questo processo, è stato proprio quello del stabilire che sostanzialmente le licenze, una volta ottenute queste licenze, perché la licenza diventa a questo punto obbligatoria, una licenza preventiva, come questa licenza possa coprire anche gli atti e i caricamenti svolti dagli utenti, sostanzialmente una licenza che va a coprire la responsabilità anche degli utenti, che a questo punto se c'è una licenza da parte dell'online sharing provider, questa copra anche gli atti e i contenuti condivisi. La cosa non è semplice, come potete immaginare, questo può funzionare solo se a monte il provider ha una licenza con il proprietario dei contenuti, in alcuni casi non ce l'ha, in alcuni casi, per esempio nel caso della musica, mi riferisco solo a quello, nel caso di pre-release, cioè di contenuti non ancora immessi sul mercato, ma che in qualche maniera l'utente è riuscito ad ottenere, magari attraverso un sito pirata o quant'altro, che poi carica su una nuova ricerca platform, e chiaramente questo atto di comunicazione da parte di caricamento da parte dell'utente non può poi ricadere all'interno della licenza ottenuta preventivamente dalla piattaforma per evitare di essere poi chiamati in causa per una mancato monitoraggio. E quindi le misure tecniche di protezione, cioè a questo punto perché dal testo originario è stata rimosso l'applicazione del Parlamento, dal testo del Parlamento è stata rimossa l'espresso riferimento alle misure di Content ID, lo strumento che in qualche maniera comunque rimane
disponibile per queste piattaforme, per appunto discernere tra quello che è il contenuto legale per il mercato utente e quello che non lo è, resta comunque un meccanismo tecnologico, cioè l'applicazione comunque di queste misure. Misure che però poi il Parlamento ha cercato di in qualche maniera limitare introducendo un meccanismo di salvaguardia per le piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che però, come sapete, a livello europeo sono il dimensionamento delle piccole e medie imprese non è quello per cui parliamo di una misera start-up di pochi ragazzi che fanno un'attività di messa a disposizione di contenuti, ma possono essere imprese anche di un certo valore. E quindi su questo fronte chiaramente sono aperte ancora delle forti contrapposizioni anche all'interno degli stessi stati membri su quelle che possono essere il futuro drafting che dovrebbe poi alla fine il gruppo guidato dal relatore della legge al Parlamento, quindi il boss parlamentare del boss e dall'altra parte disponibile, in teoria non siamo arrivati neanche a metà di quello che è in discussione sul tavolo del Parlamento. Chiudo semplicemente dicendo questo è un passaggio epocale che riguarda poi anche le autorità, in quanto poi buona parte del lavoro poi di monitoraggio dell'effettiva applicazione e anche del tentativo di mediazione che ci sarà necessario, poi perché ci sarà un meccanismo di relima con il quale gli utenti verranno salvaguardati dal fatto di essere accusati di aver condiviso del contenuto, quindi c'è un meccanismo di mediazione. Questo chiaramente coinvolgerà le autorità, nel nostro caso sicuramente ANCI, perché non sarà qualcosa che poi si dovrà portare davanti a un giudice che richiederebbe veramente tanto tempo da poter essere gestito. Quindi è chiaro che per avere un meccanismo rapido di tentativo di mediazione tra quelle che sono le contestazioni da parte del titolare di diritti e la posizione dell'utente che ha caricato e chiaramente anche coinvolge anche in parte anche la piattaforma, e andrà poi gestito sicuramente da una struttura di tipo amministrativo e quindi chiaramente a livello purtroppo in questo momento dell'anno già funzionale da un lato, quindi si dovrebbe prolungare per questo. Mi spiace, ci sarebbe ancora molto, molto da dire, ma chiaramente sono stretti, mi sono limitato un po' a un spero di non aver confuso ulteriormente la posizione di tutti. Grazie.